Il sistema endocannabinoide è un sistema di segnali chimici di natura lipidica derivati dagli acidi grassi che è stato scoperto in seguito a studi effettuati sul principio psicotropo della cannabis, il THC. Per quello che riguarda gli studi che sono stati effettuati a livello preclinico su molecole sia naturali che sintetiche che attivano questo sistema di endocannabinoidi, sono stati effettuati studi che hanno dato risultati positivi nel dolore, nel cancro, in malattie neurodegenerative, neuroinfiammatorie, ma anche a livello delle malattie cosiddette legate allo stress come il PTSD o l'ansia o addirittura anche la depressione, quindi anche malattie psichiatriche. In un'intervista che ho fatto al dottor Meciulam, la sua visione è che il sistema endocannabinoide è correlato alla maggior parte delle patologie umane. È corretta questa visione secondo lei? Secondo me sì. In teoria sì, perché il sistema degli endocannabinoidi è presente in praticamente tutti gli organi, tutti i tessuti, in quasi tutte le cellule dei mammiferi e viene alterato in quasi tutte le patologie che sono state studiate finora, almeno in modelli sperimentali, in modelli animali. Quindi un sistema di segnali chimici endogeni che partecipa a tutti gli aspetti della fisiologia e che viene alterato durante quasi tutte le patologie che sono state studiate finora è presumibilmente un target per lo sviluppo di nuovi farmaci, in teoria per quasi tutti i tipi di patologie. Ovviamente questo va dimostrato utilizzando sia studi preclinici adatti che studi clinici.